Viviamo questi giorni della Settimana Santa, specialmente questi giorni che ci preparano al Triduo Pasquale, assieme al profeta Geremia, che ci parla del grande tradimento di Cristo, dell'abbandono di Dio che gli uomini hanno fatto, che Israele ha fatto, e che noi abbiamo fatto. Occorre stare di fronte al mistero tremendo del tradimento, dell'abbandono di Cristo, dell'abbandono di Dio. Come gli uomini possono arrivare a tanto? Proprio perché molti, troppi nella Chiesa in questi anni hanno rifiutato di stare di fronte a questo mistero del rifiuto di Cristo, proprio perché molti hanno rifiutato di fronte a questo mistero di starci e di riconoscerlo come possibilità terribile della libertà dell'uomo, quella di abbandonare Cristo. Proprio per aver rifiutato di stare dentro questo mistero, molti hanno devastato in questi anni la Chiesa, soprattutto illudendosi e illudendo molti che la Chiesa potesse essere accolta semplicemente con una facile modernizzazione. No, non è così. Il mistero del tradimento di Cristo, consumato 2000 anni fa, permane nella storia. Così dice il profeta Geremia: stupite, o cieli, e inorridite fuor misura, porte di esso, su tal fatto, dice il Signore, perché il mio popolo ha fatto due mali: hanno abbandonato me, fonte di acqua viva, e si sono scavate delle cisterne forate, che non valgono a contenere le acque. Permettetemi di rileggere: hanno abbandonato me, fonte di acqua viva, e si sono scavate delle cisterne forate che non valgono a contenere le acque. Questi due mali, l'abbandono del Signore, fonte di acqua viva, e lo scavarsi delle cisterne forate che non valgono a contenere acqua, questi due mali sono i mali di sempre, di chi tradisce il Signore. Ma come non vedere che nella situazione di oggi, di questo mondo moderno già vecchio e decrepito, questi sono i due mali per eccellenza. Abbiamo abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Solo con Lui potevamo sapere che cosa stiamo a fare al mondo. Solo con Lui sappiamo che il nostro destino è buono, perché nella grazia siamo trasformati. E di grazia in grazia siamo conformati a Gesù Cristo e avremo un destino eterno quando Dio sarà tutto in tutti. Ebbene, abbiamo abbandonato tutto questo per scavarci delle cisterne avvelenate che non contengono l'acqua. Pensate, di fronte a questa epidemia terribile che ancora e continuerà per molto tempo a mettere paura. Nessuno ha una parola compiuta. Nessuno ha una parola che dia significato. Povera gente, in mezzo a notizie mediche e istituzionali, a raccomandazioni di prudenza che arrivano fino ad alimentare l'ansia, ad assicurazioni retoriche che finito il tempo della quarantena potremo tornare alla vita normale.
o se gli uomini imparassero, se noi imparassimo da tutto quello che sta succedendo, che non possiamo vivere senza il Signore, fonte di acqua viva. Allora domandiamo di non scandalizzarci, sì, di non scandalizzarci, perché l'uomo può rifiutare Cristo. Tutto era già predetto, tutto era già scritto. Non scandalizziamoci di questo e torniamo, stiamo con il Signore, fonte di acqua viva, per non buttare il tempo. No, la quarantena non risolverà nulla. Il significato della vita non ce lo danno le norme igieniche. Il significato della vita è Gesù Cristo, che sale al Calvario per liberare per noi e aprire le porte del paradiso. Buona giornata, buona preghiera, buona settimana santa.